Juventus. Contatti con il Nizza per KHEPHRENTHURAM. Chiusa la trattativa per Douglas Luiz con l'Aston Villa, la Juventus continua a cercare rinforzi a centrocampo, oltre a Cup Miners. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero ha avviato contatti con il Nizza per Khéphren Thuram, classe 2001, fratello dell'interista Marcus. La valutazione del giocatore è di 15-18 milioni. Lazio. SI valuta LINSERIMENTODISAKSEN per arrivare a STENGS. La Lazio continua a tenere d'occhio Calvin Stenes e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe avvicinarsi grazie all'inserimento nella trattativa di Gustav Isaksen. La cessione dell'ex Midtjylland e un conguaglio di 3 milioni potrebbe convincere il Feyenoord e portare in Italia Stenes. Cagliari. Spunta LINTERESS e per via AGIC. Il Cagliari vorrebbe puntellare la propria difesa e, in vista della prossima stagione, starebbe valutando Pavle Vagic, svedese classe 2000 in forza all'Hammarby, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Genoa. Pedersen potrebbe trasferirsi in Liguria. Dopo aver compiuto un ottimo campionato con il Sassuolo, Marcus Holmgren Pedersen potrebbe rimanere in Italia. Il calciatore norvegese è finito nel mirino del Genoa secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport con il Grifone, che è intenzionato a rafforzare la propria difesa. Inter, il Bayern Monaco pensa a Calhanoglu. Uno dei leader dello spogliatozio, faro del centrocampo, punto di riferimento in campo, intoccabile per Simone Inzaghi, tutto questo è stato, ed è, Hakan Calhanoglu per l'Inter. Qualità che non conoscono solo in casa nerazzurra ovviamente, ed è per questo che, secondo la Bild, il Bayern Monaco lo ha messo tra gli obiettivi di mercato, ne scrive il giornalista tedesco Christian Falk, ricordando i 30 anni della carta d'identità di Cala e la scadenza del contratto nel 2027. Torino, ufficiale Vanoli. È arrivata anche l'ufficialità, il Torino ha un nuovo allenatore. Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1 luglio 2024 la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a Paolo Vanoli. L'allenatore ha firmato un contratto biennale, e l'annuncio del club di Via Viotti. Il tecnico di Varese saluta il Venezia dopo la promozione in Serie A e siedera sulla panchina granata. Sarà dunque Vanoli a raccogliere l'eredità dopo il triennio di Ivan Juric. HOILUNGABILUNGAERG lascerà il Tottenham, anche il Milan ci pensa. Pierre-Emile Højbjerg ha deciso, in estate lascerà il Tottenham. Un'occasione ghiotta per i club di mezza Europa che sarebbero pronti ad accaparrarsi le prestazioni del danese, tra le quali spicca ora anche il Milan che. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe superato la concorrenza di Juventus e Napoli, in passato sullo scandinavo. Skriniar. Mai più in Serie A. Niente di sicuro nella vita. Milan Skriniar, capitano della Slovacchia, ha rilasciato una breve dichiarazione a Sport Italia dopo il match contro l'Ucraina. Io mai più in Serie A. Non è mai sicuro niente nella vita, la risposta con un sorriso dell'ex Inter, oggi al PSG. Icardi ANNUCIA. Resto al Galatasaray. Mauro Icardi al programma argentino Olga An Vivo ha rivelato quale sarà il suo futuro. Queste le parole dell'ex centravanti dell'Inter, resterò al Galatasaray almeno per questa stagione, la prossima vedremo ma per ora rimango qui. L'attaccante ha così tolto ogni dubbio sulla maglia che vestirà.
Como Belotti, ci siamo. LATTACCANT e ha dato Ele sua disponibilità. Il passaggio di Andrea Belotti dalla Roma al Como è sempre più vicino. Stando a quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore l'attaccante giallorosso si è convinto della nuova destinazione dando il proprio benestare alla trattativa. Ora i due club sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli. Fabregas è pronto ad accogliere il suo nuovo centravanti. Fiorentina, richiesto alla Roma Edoardo Bove. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina si sarebbe lanciata su Edoardo Bove chiedendo alla Roma la cessione del difensore. Una richiesta per ora informale, ma che potrebbe smuovere il mercato della Viola, interessata in attacco a Moise Kean e Nicolò Zaniolo. Prima mossa del Genoa, acquistato definitivamente Vitinha. Vítor Vitinha, attaccante portoghese che negli ultimi sei mesi ha giocato nel Genoa in prestito, è stato acquistato a titolo definitivo dal club rossoblù. Vitinha arriva dall'Olympique Marsiglia che lo aveva prelevato dal Braga. Vitinha ha firmato un contratto pluriennale ed è stato acquistato per 16 milioni più bonus che porteranno la cifra totale a 20 milioni. Crotone, ufficiale, Emilio Longo nuovo allenatore. Emilio Longo è il nuovo allenatore del Crotone. L'annuncio è arrivato con un comunicato diffuso dalla società pitagorica. Il Football Club Crotone ha il piacere di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Emilio Longo, si legge nella nota. Nato a Salerno il 25 agosto 1973, il tecnico campano che ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2026. LA Juve pensa a HOLM, pronto UN eventuale prestito al Genoa. Terminato il prestito all'Atalanta, Emil Holm è tornato allo Spezia finendo presto nel mirino delle big del calcio italiano. Fra le squadre che si sono interessate allo svedese c'è anche la Juventus che, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe pronto ad acquistarlo per girarlo un anno in prestito al Genoa. Milan, anche LA Roma SI mette sulle tracce di DEMIROVIC. Non soltanto il Milan starebbe valutando Ermedin Demirovic per l'attacco. Sul calciatore della Augusta si starebbe muovendo anche la Roma secondo quanto riportato da calciomercato.com, sfruttando i buoni rapporti con la RUF, la stessa agenzia che segue sia il bosniaco che Tammy Abraham. Chelsea, SI intensificano i contatti per Anselmino. Il Chelsea sta puntando forte su Aaron Anselmino. Il calciatore del Boca Juniors è finito nel mirino dei Blues e, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbero stati contatti fra l'entourage del calciatore e la società inglese. Falcao torna in Colombia, vestirà LA maglia del MILLIONARIOS. Radamel Falcao ha deciso di chiudere la carriera in Colombia, là dove tutto era iniziato. Il calciatore sudamericano ha deciso di vestire la maglia del Millonarios FC dopo aver lasciato il Rayo Vallecano ripartendo dalla nazione di origine all'età di 38 anni. Juve Douglas Luiz, ci siamo. Visite mediche nel ritiro del Brasile. Sembra tutto fatto per il trasferimento alla Juventus di Douglas Luiz. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'entourage del centrocampista lo ha già informato dell'esito positivo della trattativa tra i due club e i bianconeri. Per non perdere ulteriore tempo, hanno deciso di fargli svolgere almeno una parte delle visite mediche nel ritiro del Brasile, impegnato negli Stati Uniti con la Copa America. Lazio, offerta al Tottenham per Lo Celso. La Lazio avrebbe avanzato un'offerta al Tottenham per Giovanni Lo Celso. A riportarlo è The Sun che non ha specificato la cifra avanzata dai biancocelesti, anche se bisognerà partire da una base di almeno 10 milioni di euro.